Questa mattina un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Cava dei Tirreni e l'Ordine degli Architetti della provincia di Salerno, con l'architetto Gabriele Alfano presidente e con l'architetto giudice che è il responsabile del presidio sul territorio, che appunto garantirà un controllo da parte di alcuni architetti che preposti a questa iniziativa rispetto alla protezione civile, che è un argomento così delicato e importante. Allora iniziamo subito con il presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Salerno. Intanto è doveroso ringraziare il Comune di Cava dei Tirreni per aver aderito alla nostra proposta, quindi con la sottoscrizione di questo protocollo. Che cosa ci aspettiamo? In realtà è per quale ragione noi abbiamo proposto questa iniziativa al Comune di Cava? Intanto il Comune di Cava dei Tirreni ha un centro storico sia nel nucleo centrale che nelle frazioni di grande pregio, riconosciuta da secoli, e noi architetti abbiamo una specifica competenza proprio nel trattare, quindi nell'affrontare, nell'interessarci dei centri storici, degli edifici storici. Abbiamo anche però a cuore molto la sicurezza nei nuclei abitativi e chiaramente anche portare avanti quindi un discorso di tutela e di protezione dal rischio, oltre che anche di prevenzione naturalmente. Tutto questo ha portato alla formazione di un presidio provinciale a Salerno, ma c'è una rete di presidi in tutto il territorio nazionale, composto da elementi, architetti, alcuni formati, proprio inseriti nell'albo nazionale dei tecnici proprio che sono chiamati quando, speriamo mai, si verificano degli eventi calamitosi, e altri colleghi invece che hanno ovviamente la competenza in materia proprio di restauro e di recupero che abbiamo noi architetti, oltre poi evidentemente ad essere così particolarmente interessati a questo discorso. Precisiamo che è un'attività questa a titolo volontario, a titolo gratuito, che noi facciamo anche per sensibilizzare anche soprattutto la popolazione al problema della sicurezza, non soltanto sismica. Ci teniamo a dire che noi per ora interverremo sugli spazi pubblici del Comune di Cava, quindi per valutare quali sono i rischi che noi possiamo rinvenire negli spazi pubblici. Ovviamente con la sigla del protocollo diamo soltanto inizio a un processo che poi proseguirà con questo presidio, di cui è responsabile il collega Mario Giudice, che dirà meglio di me, più di me, altre cose. Ecco, allora architetto giudice, tra l'altro Cava non è il primo comune, abbiamo letto già, abbiamo saputo che anche Salerno ha aderito a questa iniziativa, avete fatto appunto anche lì, avete sottoscritto il protocollo. E in pratica che cosa succederà? Ecco, alcuni architetti verranno a Cava a fare cosa? Allora, praticamente è stato strutturato un intervento che dovrebbe alla fine, come abbiamo già verificato a Salerno, dare all'ente pubblico, in questo caso al Comune di Cava, uno strumento per verificare qual è il grado di sicurezza degli spazi pubblici, in mezzo a quelli che sono i necessari interventi per favorire l'utilizzo nel massimo grado di sicurezza di questi spazi pubblici da parte degli utenti, che sono insomma praticamente i cittadini cavesi. Ora, noi quello che ci auguriamo in questo spirito del volontariato, a parte che devo dire la verità è un'attività che ci ha visto nuovamente molto uniti sia come architetti, perché a Salerno abbiamo avuto il piacere di vedere contemporaneamente oltre 100 colleghi che hanno operato in alcune porzioni del centro storico, ci riavvicina nuovamente alla popolazione, perché da qualche tempo a questa parte finalmente stiamo riappropriandoci del nostro ruolo che era stato un attimino surrogato da altri, e lo stiamo facendo con grande entusiasmo. Speriamo che anche qua ci sia lo stesso risultato, e ne sono certo, che abbiamo avuto nel centro storico a Salerno. I vertici dell'Ordine degli Architetti di Salerno, il placet all'amministrazione comunale che ha accettato di sottoscrivere questo protocollo d'intesa, oggi per la città dunque una nuova opportunità. Sì, un protocollo d'intesa che è stato deliberato dalla Giunta mentre il sindaco è in ferie, per la verità, per cui il merito va soprattutto all'assessore Clelia Ferrara, che si occupa in particolare di protezione civile e che credo potrà dare molto. Sono molto grato all'Ordine degli Architetti per questa grande disponibilità che stanno mostrando
dimostrando questo senso civico, perché il loro impegno a titolo gratuito a salvaguardia del territorio è encomiabile e certamente fa stare tutti più sereni. Ovviamente alla sigla del documento dovrà seguire una fase in cui bisognerà poi, come dire, passo per passo individuare i territori sui quali svolgere queste analisi e andare quindi ad integrare quella che è la pianificazione di protezione civile della nostra città, ma sono sicuro che data la professionalità dei nostri interlocutori la prospettiva è ottima e ciò potrà far dormire sogni tranquilli a tutti i cittadini cavesi. Invece l'ulteriore bella notizia che abbiamo da dare in questa conferenza stampa e anche l'approvazione di un progetto presentato a Regione Campania, che la Regione ha finanziato per 80.000 euro e che è anche frutto dell'impegno del nostro assessore Clea Ferrara, che quindi è giusto lo descriva nel dettaglio. Sì, grazie Sindaco, io in particolare ringrazio il mio Sindaco per la fiducia che mi ha dato nel conferirmi questa delega. C'è stato approvato questo finanziamento di 80.000 euro per il progetto riguardante il piano di emergenza per la protezione civile. Noi già ci eravamo comunque attivati per aggiornare il piano, ma questo è un ulteriore sostegno a ciò, al lavoro insomma che abbiamo già avviato e a valorizzare anche i nostri volontari, sono tutti ragazzi che ogni giorno lavorano, ci sostengono e quindi il merito va anche a loro per tutto il lavoro che svolgono e per tutto l'impegno che ci mettono, quindi per me è motivo di orgoglio e il progetto, diciamo che il nostro comune è uno dei progetti più importanti della protezione civile, quindi 80.000 euro ci serviranno per fare grandi cose e per valorizzare la protezione civile di Cava, che merita tanto.